Siete venuti a confessarvi? No, per oggi no. Mi basta sfogarmi solo un po'. Avete detto quelle messe alla Madonna? Sì, certo. Tenete così carino. E tutti i lunedì, per 2 mesi, dite la messa per l'anima di mio marito. Erano marcio. Voi lo sapete. Ma la carne è debole. Ed io non posso dimenticarvi. Voi credete che sia purgatorio? Senza dubbio. Quei soldi che mi date per le messe. Io non sono così sicura. Voi lo sapete tante volte cosa mi faceva. Io tentavo di dubitarlo, ma lui insisteva. Non dubitate. Grande è la clemenza di Dio. E se è vero che all'uomo non manca mai la voglia, è anche vero che non gli manca sempre la certezza. Ma credete che i turchi arriveranno anche qui? Se voi non pregate, di sicuro. Che Dio ci aiuti. Ho sentito dire che in parte...
parlano la gente. Adesso me ne vado. Arrivederci. Andate in pace. Le donne sono le creature più caritatevoli, anche le più fastidiose. Chi le caccia evita fastidio, ma perde anche lui. Chi le intrattiene, anzi è inutile, mi fastidio. È proprio vero che non c'è miele senza mosche. Ma guarda, guarda, non è le sternicia. Parlate forte, è diventato così sordo che non sente quasi nulla. Siete il benvenuto, messere. Più forte. Il benvenuto. Ben trovato, padre. Che cosa siete venuti a fare? Bene, grazie. Padre, andate con me, altrimenti ci sentiranno la mia esole. Cosa posso essere più? Il qui presente Mester Ninja è un altro uomo da bene. Vogliono donare parecchie centinaia di ducati in elemosine. Perché tacete per la valora che non fa morte! Non mi meravigliate ciò che dice. Spesso i sordi credono di dire cose mai dette e rispondono a sproposito. Continuate tu. E lasciatemi dire quello che vuole. Quanti ducati? Questi due uomini, dicevo, si fidano soltanto di voi e vogliono che siate voi a distribuire queste elemosine. Molto volentieri. Prima però dovreste aiutare Mester Nietzsche in una faccenda delicata che va dell'onore della sua casata. Sentiamo. Non so se conoscete Camillo Carcucci, nipote del Mester Nietzsche. Sì, lo conosco. Bene, costui un anno fa se ne andò in Francia. Lasciò l'unica figlia presso un monastero. Di cui non gli farò il nome, ma è successo che la ragazza ormai è grande da 4 mesi. Se non ci si mette una pezza in qualche modo, ne andrà del buon nome di tutta la famiglia del Messer Nietzsche. Lei capisce, no? Di che chiacchiera? Ma io cosa posso fare? Voi dovreste convincere la badessa del convento a dare una pozione alla ragazza per farla abortire. Beh, certo, bisogna pensarci su. Pensarci? E perché? Sentite quanti beni ne avrete. Conserverete l'onore della fanciulla dei parenti del monastero. Renderete al padre una figlia e farete tante elemosine con i tanti. Ducati che riceverete. D'altra parte, che cos'è il bene se non ciò che procuri più vantaggi che svantaggi? E va bene, facciamo come dite voi. Ditemi il nome del monastero e datemi questi soldi. Così posso cominciare a fare un po' di carità. Ora riconosco in voi il frate che siete. Il nome del monastero è... sentite, non me lo ricordo. Ma qui in chiesa c'è una donna che me lo dirà. Voi aspettate qui, io lo trovo subito. Questa fanciulla quanti anni ha? Ma è mai possibile? Dicevo, quanti anni ha la fanciulla? Cosa ho dovuto sentire mai? È anziana? Centinaia, eh? Centinaia di ducati per dirci. Mi sono messo in un pasticcio. Ho a che fare con un pazzo e con un sordo. Uno fugge, l'altro non capisce nulla. Ho una novità, padre. Qual è? La donna con cui ho parlato adesso ha detto che la ragazza ha abortito da sola. Bene, queste elemosine andrà la grazia di Gesù. E cioè il mio convento. Ma che cosa dite, padre? Dico che a maggior ragione va fatta l'elemosina. E va bene, l'elemosina sarà fatta ugualmente. Ma voi, in ogni caso, dovreste fare una cosettina per Messer Nietzsche. Che cosa? Non temete, rispetto alla faccenda di prima, una bazzeccola, una sciocchezza, una questione da niente.
Venite, venite in chiesa che ne parliamo noi due da soli. Voi aspettate qui, noi torniamo subito. Ma è giorno o notte? Dormo o sono sveglio? Non posso essere ubriaco. Non ho ancora bevuto. Oggi. No, ubriaco è lui che viene qui per dire una cosa frate e poi ne dice un'altra. E mi lasciano qui, come se fossi uno sciocco. E mi fanno fare pure il sole. Ah, però i 200 ducati ce li metto io, eh? Oh, eccoli che tornano. Speriamo siano arrivati a dunque. Fate venire donne. So io cosa bisogna fare. Mi staranno a sentire. E stasera stessa concluderemo. Tutto risolto! Il frate è pronto ad aiutarci! Basta che le donne vadano da lui! Ma tu! Tu mi resusciti! Avrò un figlio maschio? Maschio! Mi viene quasi da piangere! Ora andate in chiesa, aspetterò qui le donne. Quando avremo fatto, vi farò sapere. Via! Io non so proprio chi l'abbia messo insieme così. Prima Ligurio mi racconta quella storia della donna gravida solo per capire se io ero disposto ad aiutarla. E ora vieni fuori con quest'altra storia. Ma ormai ho promesso che le aiuterò. Tanto più che Messer Nicia Callimaco sono ricchi. Forse posso trarne qualche vantaggio. Vero però che avrò delle difficoltà. Conosco bene Madonna Lucrezia. È sabbia buona. Ma in fondo, tutte le donne hanno un poco cervello. Così, se una è un po' più intelligente delle altre, come Lucrezia in questo caso, la si lode e la si sprolla. In terra di ciechi, chi ha un occhio è un re. Ah, eccola là che arriva con la madre. Donnina allegra quella. Lo sai che tu è nel tuo onore, mi stanno a cuore più di qualsiasi altra cosa al mondo. E non dare mai un consiglio che non mi sembri più che giusto. E lo ripeto, se fra di modo ti dice che non è peccato, gli devi credere. Se no io. Vedi, madre, ho sempre pensato questo desiderio di avere dei bambini ci avrebbe fatto fare una sciocchezza. Poi, da quando ho subito le attenzioni di quel frataccio, non mi fido più di nessuno. Mi sembra molto strano che devo giacere con uno sconosciuto che poi muore a causa mia. Dio non lo vorrebbe, anche fossi l'ultima donna al mondo. Ma figlia mia, queste cose io non le so. Tra poco parlerai col frate e lui saprà consigliarti per il meglio. Spero solo che tutto vada come Dio vuole. Sì, Dio. Fra Timoteo! Fra Timoteo! Siatene benvenuti nella casa del Signore. So già che cosa volete da me. E Sergicia ne ha parlato. Ho studiato questa faccenda per più di 2 ore. E con l'aiuto di Dio ho trovato molte soluzioni per qua nel caso nostro. Oh padre, ma parlate sul serio o scherzate? Ah, Madonna Lucrezia, ma voi credete che si possa scherzare su certe cose? No, padre, mi scusi, non volevo dire questo. Questa è una di quelle faccende che, vista da lontano, appaiono terribili di gola, insopportabili. Ma quando ti avvicini, ti accorgi che sono normali, anzi, normalissimi. Si dice
E sono maggiori gli spaventi, madre. È il caso nostro. Io lo voglio. Dunque, la regola generale è questa. Se c'è un bene certo e un male incerto, non bisogna rinunciare al bene per paura del male. Bene certo, in questo caso, è che voi ingraviderete. E dopo 9 mesi, donerete un'anima al Signore. Il male incerto, invece, è che chi giacerà con voi morirà. Ma non è detto che muoia, ce ne sono. Quanto vuoi all'atto in sé, non è vero che è peccato. È la volontà che pecca, non il corpo. Peccato è dispiacere al vostro marito, ma voi al compagno lo compiacete. Peccato è trovarci giusto, ma per voi è un sorriso. E poi guardiamo il fine di tutta la faccenda. Il vostro fine è riempire una sedia in più un paradiso. E rendere felice il vostro marito. Un fine più che nobile. Sì! Dice la Bibbia che le figlie di Lot si unirono col padre, credendo non vi fosse altro uomo al mondo. Ma siccome la loro intenzione fu buona, non peccate. Ma insomma, padre, dove volete arrivare? Lasciati persuadere, figlia mia. Non vedi che una donna che non ha figli, non ha casa? Morto il marito, resti lì, sola come una bestia, abbandonata da tutti. Io vi giuro, sulla tonaca che porto, che questo peccato è come mangiare carne al genere. Sparisce con la cosa. Di quale peccato? Che mi fate fare, padre? Cose per cui ringrazierete Dio per sempre. State tranquillo, padre. Lucrezia farà ciò che vive. Questa sera la metterò a letto io stessa. E tu, bambinona mia, di che hai paura? Sai quante donne ci sono che vorrebbero avere la fortuna che hai tu? Se questo è bene mio di mio marito, io sono contenta. Ma non credo, Martina, di essere ancora viva. Non vi preoccupate, figliuola. Io pregherò Dio per voi. Andate a prepararci ora. Su, in sera. Faccio a voi, padre. Pregate per me, padre. Padre ci aiuti. Finite il buio, finite. Allora, com'è andata? Beh, sono andata a casa pronta a partire. Credo che non vi siano difficoltà. Davvero? Ma non eravate solo voi? Che Dio padre gli ha fatto la grazia. Così potete fare altre cose di partire. Adesso non cambiamo nessuno. Mia moglie, farà storie? No. Sono l'uomo più felice del mondo! E ci credo! Siete tranquillo maschio senza alcuna fatica! Su, padre, tornate pure alle vostre preghiere. E se avremo ancora bisogno di voi, torneremo a trovarvi. E voi, messa Alicia, andate a casa e state attento che vostra moglie non cambi idea. Io andrò da Callimaco e vi farò avere la pozione al più presto. D'accordo! Andate in pace!